Quando si parla di omosessualità, vuoi in realtà cercare di dimostrare che la pedofilia è sbagliata, anzi, meno male, non c'è nemmeno bisogno di farlo. Cercare di dimostrare come certi pedofili siano gay, o magari che alcuni attivisti LGBT, magari anche importantissimi, no? siano stati pedofili. E si dimostra che essere a favore dei diritti LGBT significa essere a favore della pedofilia. Oppure vuoi parlare della teoria gender, di cui ancora non so molto, non so nemmeno se esista oppure no. Dovrebbe anche essere un'invenzione per cercare di dimostrare teorie omofobiche. Sai il fatto che esiste un articolo del Fatto Quotidiano che se ci riesco, cerco di linkarlo, dove sembrerebbe che veramente la teoria stia andando piedi in Italia. Mentre scrivevo il testo il mese scorso, su cui si basa questo video, lo sai, stavo pubblicando una serie di video dell'avvocato Amato, il primo del quale è che cos'è la teoria gender, dove si dice chiaramente che la teoria gender è che infatti non è né educazione sessuale, né la parità fra i sessi, né il rispetto per l'omosessualità. Dove poi ci ho capito, la teoria gender può essere spiegata nei termini della teoria della modernità liquida di Bauman. Non posso dilungarmi molto a parlare di Bauman. In sostanza, per Bauman l'identità umana è liquida, al contrario di solida, non è più solida, cioè cambia, si modifica, si trasforma, non è costante. Sarebbe lo stesso anche per l'identità sessuale. Oggi sono uomo, domani sono donna, dopodomani neutro, un altro giorno ermafrodito, e così va l'orientamento sessuale. Oggi piacciono le donne, domani gli uomini, dopodomani entrambi. E fra un mese nessuno. Io non so cosa dirvi a Bauman della cosiddetta teoria gender, non so nemmeno se si possa usare la sua terminologia per descriverla. Comunque noi tradizionalmente, anche se è una tradizione piuttosto recente, crediamo che ci siano gli uomini e le donne. Alcuni di loro sono etero, altri gay, altri bisex. Inoltre ci sono anche transessuali, cioè alcuni uomini sentono essere donne. Altre donne si sentono uomini, e se necessario, devono cambiare il sesso biologico. Poi anche i trans possono essere etero, bisexual, gay, in riferimento all'identità genere. Però in realtà tutto ciò è ritenuto solido, non liquido. Cioè, io sono etero, appunto. Non cambio idea, nasco etero, lo muoio etero, basta. Il transessuale sembra già un avvicinamento alla liquidità. Ma fino a un certo punto, perché l'identità di genere è solida, non la cambi, il senso biologico sì, lo cambi, ma non in maniera liquida, lo cambi in maniera irreversibile. Bisogna affrontare un percorso micidiale dolorosissimo. Una volta fatto non si può tornare indietro. Quindi, fino a che punto è liquido? È liquida l'identità sessuale del trans. Bauman, in quanto sociologo, dovrebbe avere il compito di descrivere la società. Io non so che giudizio di valore abbia sulla modernità liquida, in particolar modo sulla identità sessuale liquida. Lo spero che il linguaggio di Bauman renda chiaro a tutti cosa si intende per teoria gender. Risulta chiaro però che c'è una bella differenza, infatti, da dire che una persona in un modo o nell'altro è gay per sua natura e non può farci nulla, da dire che uno nasce uomo o donna biologicamente e che poi decide di essere uomo o donna, etero o gay liberamente, potendo anche cambiare idea. Tutto si parla di matrimonio gay, perché se io mi sposo non posso intercambiare idea. Sposo con una donna e poi decido di essere gay, insomma, non è un problema, sono sposato con una donna. Eppure per i trans l'idea dominante è che una persona si ritrova con un'identità sessuale diversa dal sesso biologico, senza che l'abbia voluto, e senza che ci potesse fare nulla, dalla nascita. Solo che si scopre in certi casi anche molto tardi. Inoltre, operarsi, come dicevo, è irreversibile. Ci sono stati casi di diagnosi sbagliata che praticamente poi la persona si deve fare rifarci i danni. L'articolo del Fatto Quotidiano di cui dicevo prima parla di quel caso in cui un ragazzo è riuscito a farsi riconoscere dal tribunale come femmina, benché non abbia subito intervento. Tutto ciò è giustificato da chi ha scritto l'articolo, dal fatto che in Italia non puoi costringere una persona a fare un intervento che non serve a niente. Semplicemente per poter essere riconosciuti come donna basta che la legge cambi. Cioè, scusate, che semplicemente viene cambiata l'anagrafe
il sesso, punto. Perché li devi operare? Dice quello. Infatti, vai tu a spiegare a una persona che sta affrontando il cambio di sesso che in realtà il sesso biologico non conta niente, ma ne conta la percezione che si ha della propria identità sessuale. Ed è palese che c'è anche una bella differenza dal dire che donne e uomini devono avere pari opportunità, soprattutto se queste sono etichette da eliminare. Se è vera l'ideologia gender, allora posso smettere di essere gay, donna o trans. Non credo che a gay, trans e donne faccia piacere sentire dire queste cose. Tant'è vero che certe femministe, chi lo sa, si incazzerebbero sentire dire che effettivamente essere donna è con me. Femministe che ho conosciuto io sono contente di essere donne e non uomini. Mai si sognerebbe di essere paragonata a un uomo. Comunque, per spiegare alla gente, etero, gay, uomo e donna sono etichette retoriche da superare. Molti gay infatti sono fieri di essere gay, lo stesso vale per i trans. E comunque credo che sia chiaro che è diversa l'idea che noi abbiamo sull'omosessualità dalla teoria gender. Non so chi ha ragione, in questo momento non ci interessa. Ai bambini di certo va insegnato che bisogna rispettare gli omosessuali e i figli omosessuali, che non bisogna giudicare, a prescindere da quello che si pensa. E soprattutto dovremmo insegnare ai bambini a pensare con la propria testa, a farsi le opinioni che vogliono, senza indottrinamenti, minacce, controllo sociale e altri mezzi. La teoria gender è un uomo di paglia già per questi motivi. Molte persone non accetterebbero mai le conseguenze di questa teoria, perché non ci vuole molto dimostrare che non è vero che il sesso biologico è rilevante, che questa teoria vuole omologare i sessi diventamente sessuali, che vogliono far andare idee assurde ai bambini, e che la faccenda del transessualismo e dell'omosessualità non dipende dalla scelta personale, dettata dalla circostanza, o che certe cose non vanno insieme ai bambini. Quindi, essendo più facile dimostrare che la teoria gender è sbagliata, facendo credere che l'omosessualità sia legata ad essa, cosa si cerca di dimostrare che siano sbagliate, sia l'omosessualità che il transessualismo? Stessa cosa fare nel dimostrare che è sbagliato da parte dell'ONU voler insegnare ai bambini di 0-4 anni a masturbarsi, in generale, che la pansessualizzazione sia sbagliata. Quindi, invece di dimostrare che l'omosessualità, il transessualismo e il femminismo sono sbagliati, si dimostrano tesi che sono più facili da demolire e che urtano la nostra sensibilità. Più che altro, più che se dimostrate com'è sbagliato, perché più che altro si cerca di convincere la gente, perché non so se sono vero o falso, ma la gente, teorie di questo tipo possono non piacere. Inoltre, per il femminismo c'è un problema, di cui parleremo a breve. Anche lì ci sono mille e uno versioni. Se ci sono correnti estremiste alla Lorena Bobbitt, per intenderci, sono più facili da demolire. Quindi anche qui c'è un problema di generalizzazione.